miliardo di euro in meno per il 2015 e 2 miliardi per il 2016. Ancora un colpo di spending review per le province. Divieti di assunzioni a tempo determinato, servizi messi in crisi, il patto di stabilità, dicono i quattro presidenti, si trasforma in una catapulta per i cittadini. Di questa riforma delle province inizialmente si parlava di abrogazione, poi alla fine abrogazione non è stata, ma è stata questa trasformazione in un ente che ancora ad oggi non si sa che cosa sia. E nello stesso tempo però è entrata in vigore una norma nella primavera, che è la cosiddetta legge Delrio, la quale ha sancito alcune funzioni statali che comunque debbono restare in capo alle province, in particolare mi riferisco alle funzioni storiche, viabilità ed edilizia scolastica. Sono uniti i quattro presidenti nell'annunciare l'incapacità di portare a termine i servizi di competenza delle province. Si tratta della manutenzione delle strade, dei trasporti per i disabili e poi anche delle scuole. In questo momento noi dobbiamo lavorare non solo per rendere merito alle funzioni che svolgiamo, ma soprattutto per soddisfare le esigenze prioritarie della comunità provinciale, che senza le province, lo ripeto, si troveranno a non avere un ente di secondo livello utile e significativo per le problematiche dell'edilizia scolastica, per la viabilità, per la tutela dell'ambiente. Si sfoga il presidente della provincia di Chieti Pupillo e dice: siamo già in predissesto a Chieti, la situazione era già grave, ma nessuno ci aveva avvisati che ci avrebbero tolto altri 3 miliardi, forse molti di noi non avrebbero accettato questo incarico. Questo è un grido d'allarme che speriamo venga raccolto dai nostri parlamentari, e abbiamo presentato una serie di emendamenti alla Camera affinché vengano inseriti e quindi permettono anche alla provincia di ottenere quel budget necessario per gestire, diciamo, le spese, gli stipendi e tutto quello che concerne. E poi il presidente di Teramo: abbiamo risorse umane e abbiamo risorse territoriali, chiediamo di poterle mettere in campo. Ci servono i mezzi per accompagnare fino in fondo questa riforma. Perché il problema non è di risorse in meno o in più, è che a un certo punto rischia di saltare il meccanismo dei rapporti istituzionali e rischia di saltare la coesione sociale. Dateci la possibilità di arrivare alla fine del percorso di riforme. Dovrà essere un ente di area vasta, dovrà essere una grande unione dei comuni, benissimo, noi vogliamo accelerarla questa riforma, però è evidente che se non abbiamo i mezzi per poterla accompagnare diventa tutto più difficile.